Quasi 400 arrestati e quasi 100 feriti, fra cui 20 agenti, negli scontri fra polizia e manifestanti. Questo è il bilancio delle proteste di Parigi di sabato 1 dicembre, dominate dallo slogan "Verso le dimissioni di Macron", e che hanno visto sfilare circa 75.000 persone. Vertice ministeriale d'urgenza ieri, ventilata l'ipotesi dello stato d'emergenza. Dal G20 il presidente Macron ha condannato le violenze e precisato che i responsabili saranno identificati e processati. Secondo i sondaggi più recenti, 2/3 della popolazione francese sostiene le proteste dei gilet gialli, inclusi molti agenti di polizia. Tentativi di dialogo col governo sono falliti per la mancanza di uno streaming richiesto dai gilet gialli. Queste le loro richieste. Intanto in rete circolano video di cecchini, forse infiltrati, che sarebbero stati avvistati sui tetti durante le proteste e sui quali non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale. Sono abbastanza fiducioso, è stato un incontro cordiale, dice Giovanni Tria dopo aver visto il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici ai margini del G20 di Buenos Aires. L'obiettivo è di evitare la procedura di infrazione, continua il ministro dell'Economia, che oggi discuterà della manovra con l'Eurogruppo a Bruxelles. Stesse parole anche da parte di Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Juncker a Buenos Aires, per cui la procedura non è un bene né per l'Italia né per l'Unione Europea. Siamo sulla stessa barca, ha commentato. Non abbiamo parlato di numeri finali. Si è trattato di un incontro molto costruttivo. Stiamo valutando vari scenari, ha aggiunto il Premier. Eppure il vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis, non si ammorbidisce. Il cambio di toni non basta, serve una correzione consistente. Bruxelles esige la soglia del 2% di deficit, per rispettare la quale tensioni e rinvii su modifiche a quota 100 e reddito di cittadinanza sono andate avanti sino a notte fonda in Commissione bilancio della Camera. Una trattativa ora tutta interna al governo. Entrambi i provvedimenti sono all'esame della ragioneria e del MEF per essere affinati. O partono a giugno anziché ad aprile, oppure si rivede tutto. Di Maio e Salvini hanno dato l'ok a tagliare lo 0,2%, ma non lo 0,4%. Stamane continua l'esame dei 54 emendamenti. Sul piatto anche l'ipotesi fiducia. Dobbiamo aumentare la presenza di navi da guerra nel Mar Nero, dalla Germania alle nazioni alleate, per dare un messaggio di deterrenza alla Russia, tuona il presidente ucraino Petro Poroshenko. Berlino non si può permettere di essere trascinata in guerra dall'Ucraina, ha ribattuto l'ex vice cancelliere e ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel. L'ex diplomatico ha poi criticato la proposta di Kiev di chiudere i porti internazionali alle navi russe con provenienza crimeana. D'altronde, come ha chiarito il capo della diplomazia russa Lavrov ieri, domenica 2 dicembre, sia Francia che Germania sono stati informati personalmente da Putin al G20 sull'azione dei provocatori ucraini e non ho sentito da loro reazioni basate su altri fatti. Poroshenko ha inoltre accusato Mosca di improbabili mire espansionistiche verso le città di Mariupol e Berdyansk. Secondo Vladimir Putin, il conflitto ucraino si protrarrà fin tanto che il partito della guerra è a potere. Il governo di Kiev, dice il presidente russo, scarica la colpa dei propri fallimenti domestici su un fantomatico aggressore. La NATO ha dato una risposta fredda a Poroshenko, ribadendo di essere già presente nel Mar Nero e che non sono necessarie ulteriori misure. Intanto, comunque, Mosca si prepara al peggio, consegnando il sistema di difesa missilistico S-400 alla Crimea. Per la prima volta il G20 mette in discussione il WTO. Occorre una necessaria riforma all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che non è in grado di raggiungere i suoi obiettivi. Così sancisce il documento congiunto firmato sabato 1 dicembre. Fra i temi caldi, l'innovazione tecnologica e le nuove professioni ad essa collegate.
Un altro risultato importante è la distensione nella guerra commerciale fra Washington e Pechino. Stando al consulente per l'economia di Trump, Larry Kudlow, i colloqui fra il presidente USA e il suo omologo cinese Xi Jinping sono andati molto bene, mentre lo stesso Trump ha alluso ad ulteriori incontri nel prossimo futuro per raggiungere un accordo che andrà bene sia per gli USA che per la Cina. Durante i negoziati le nuove tariffe potrebbero essere temporaneamente sospese. Nonostante la cancellazione dell'incontro ufficiale Trump-Putin, i due sono riusciti a parlare brevemente durante la cena. Tema dominante è la provocazione sullo stretto di Kerch, sul quale però, ha precisato Putin, abbiamo due posizioni diverse. Tuttavia, il presidente russo è fiducioso nella possibilità di un incontro ufficiale a breve, quando gli USA si sentiranno pronti. Noi non poniamo precondizioni, ha aggiunto. La stabilità strategica è la priorità, in quanto relativa alla non proliferazione di armi nucleari. Per quanto riguarda l'Italia, che presiederà il G20 nel 2021, ha ribadito l'impegno a rispettare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il premier Conte ha incontrato ai margini del summit anche il principe Mohammed bin Salman, al quale ha espresso la preoccupazione del governo e dell'opinione pubblica italiana ed internazionale sul caso Khashoggi ed ha richiesto un'inchiesta completa e trasparente per il quale ha messo a disposizione anche un esperto italiano.